Terremoti e finanziamenti europei. Ormai siamo in mano ai burocrati di Bruxelles per tutto ciò che concerne la nostra vita nazionale. E i burocrati di Bruxelles sono servi ossequiosi della potenza egemone, la Germania. Questi burocrati sanno soltanto quello che devono sapere, cioè che il nostro paese va spremuto per tappare i buchi delle banche dei paesi egemoni e accanto alla Germania possiamo aggiungere anche la Francia. Va spremuto il nostro paese come in generale vanno spremuti i paesi del Sud Europa che si sono indebitati verso le banche della Germania e della Francia per colpa naturalmente delle banche stesse, che non hanno calcolato il rischio, o meglio lo hanno calcolato, ma hanno commesso un peccato, una colpa di moral hazard, cioè di azzardo morale, in quanto hanno ritenuto che comunque poi gli stati sarebbero intervenuti in qualche modo attraverso una complicata politica intraeuropea per risanare, i problemi delle banche dei paesi egemoni. E allora, i burocrati di Bruxelles sanno quello che devono sapere, cioè che i nostri paesi vanno spremuti, spremuti per tappare i buchi delle banche dei paesi egemoni. Quindi noi dobbiamo chiudere gli ospedali piccoli anziché renderli antisismici, perché si sa, gli ospedali piccoli sono poco efficienti. Dobbiamo lasciare i territori in dissesto perché Dio ce ne guardi, tappare buche sarebbe la metafora della spesa pubblica improduttiva, quella che è riconducibile alle cosiddette pillole di Keynes, che tanto fanno inorridire i liberisti che governano dietro le quinte i burocrati di Bruxelles. I quali burocrati di Bruxelles sono in conflitto di interessi perché abitano in pianure a basso rischio sismico, ma dettano legge, fanno la morale a un popolo di 60 milioni di persone che abitano un paese montagnoso ad alto rischio sismico, dicendogli quanto possono spendere e per cosa, senza capire che dove il rischio è alto, così dovrebbero essere le spese per prevenirlo e che dove per andare dal punto A al punto B si deve attraversare una montagna, forse è opportuno che certe strutture come gli ospedali siano più dense sul territorio. E là dove ogni pochi anni, purtroppo, arriva un terremoto distruttivo, forse è opportuno che siano i popoli, gli abitanti di quel paese che decidono come destinare le loro risorse. Poi, quando il terremoto distruttivo ha causato dei morti, magari ci fanno anche la morale, ci vengono a dire che le case sono crollate perché non le abbiamo adeguate alle regole europee, come ci chiede l'Europa, naturalmente, perché questa appendice va aggiunta ad ogni frase, come ci chiede l'Europa. L'Europa ci chiede di adeguare le nostre case alle regole europee, peccato che poi per adeguarle dobbiamo chiedere all'Europa i nostri soldi e l'Europa questi soldi non ce li dà. E non ce li dà perché non è l'Europa, perché è solo il sogno autoritario e interessato di una classe dirigente liberista ormai definitivamente lontana dai popoli. È il fogno autoritario di una classe dirigente liberista,
lontana ormai completamente dai popoli. Ma andiamo un po' più a fondo per cercare di capire perché possiamo fare un'affermazione in cui diciamo in sostanza che l'Europa ha i soldi per difenderci dai terremoti, non ce li dà. Certamente queste affermazioni genereranno una cacofonia di querimonie, di invettive da parte dei soliti gazzettieri, da parte dei servi stolti di quel potere particolarmente ottuso che attualmente ci governa. E questo è normale quando si vanno a toccare nervi scoperti con le accuse che stiamo facendo. D'altra parte, i nostri amici euristi ormai sono ridotti come San Bartolomeo, non stanno più nella propria pelle perché ogni giorno il rasoio della storia scritta con due S, SS, della storia, ogni giorno il rasoio della storia scortica la cotenna delle loro menzogne, mettendo a nudo l'abominevole realtà del loro meraviglioso fogno, sicché quando sono toccati da queste critiche si sentono profondamente infastiditi. Ma chi è che riecheggia questo nostro pensiero? Chi riecheggia nelle sue affermazioni post-terremoto questa visione del rapporto tra Italia e Unione Europea per quanto concerne le risorse da destinare alla prevenzione delle catastrofi? Niente di meno che Armando Zambrano, l'ingegner Zambrano, presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, e fa delle dichiarazioni che sono politicamente sensibili, che certamente rimarranno a futura memoria e noi le vogliamo citare testualmente perché sono illuminanti. Testualmente, dice Zambrano, va detto che abbiamo qualche difficoltà a far capire ai nostri partner europei l'importanza dell'aspetto sismico. Non a caso a Bruxelles si dà più peso al tema del risparmio energetico che non alla messa in sicurezza degli edifici. Ciò accade perché il problema è percepito come marginale, dal momento che riguarda essenzialmente due paesi del sud Europa, noi e la Grecia. Sarebbe importante ottenere dei risultati su questo terreno perché si potrebbero dirottare preziosi fondi europei sulla riduzione del rischio sismico. Parole testuali di Zambrano. E allora aggiungiamo semplicemente che non stentiamo anche noi a credere che questo problema dei terremoti e in generale dei disastri naturali che colpiscono purtroppo così frequentemente l'Italia sia percepito come marginale da chi questo problema non ce l'ha, cioè i burocrati di Bruxelles. E pensiamo anche, non stentiamo neppure a credere che forse l'ingegner Zambrano abbia una visione un po' oleografica dei preziosi fondi europei che potrebbero esserci destinati per proteggerci dai terremoti e quindi risolvere il nostro problema. Ma poi capiremo meglio perché questi famosi fondi europei non possono, così come sono concepiti, risolvere i problemi dell'Italia. E allora, parlando di Bruxelles, diciamo che si tratta di un focolaio di sprechi, un focolaio di asimmetrie tra paese e paese,
tra situazione e situazione, un focolaio di corruzione, e di questo focolaio si è occupato in modo divertente e istruttivo Mario Giordano, con il taglio giornalistico che gli è proprio, e ha pubblicato un libro, Non vale una lira, che è una lettura molto divertente e illuminante, e poi anche con dovizia di fonti e metodo, questa volta scientifico, Romina Raponi, la quale ha scritto un libro che non bisogna leggere, e si intitola Finanziamenti comunitari, condizionalità senza frontiere. È un libro appunto che non bisogna leggere perché spiega come funzionano realmente i finanziamenti comunitari, e leggerlo nuoce gravemente alla salute, perché gli effetti collaterali sono esofagite, gastrite, insonnia, sindrome depressiva, problemi cardiovascolari. Quindi io vi ho avvertito, voi fate come vi pare. Meglio conservarsi in salute piuttosto che capire perché chi dice, tra virgolette, ma noi non riusciamo nemmeno a spendere i fondi europei, chiuse le virgolette, è un perfetto imbecille. E vediamo perché. Ce lo chiede l'Europa. Quante volte ce lo siamo sentiti dire in questi ultimi anni? Col passare del tempo, però, la retorica patriottarda di questo ritornello si sta sgretolando. I due pilastri della costruzione comunitaria si stanno sfaldando. Da una parte la libera circolazione dei capitali, cioè Maastricht, che ha distrutto l'economia dell'Europa, e dall'altra la libera circolazione del lavoro, cioè Schengen, che non si è affatto realizzata, perché per un dentista di Salonicco andare a lavorare a riga non è immediato, non basta aprirgli la frontiera. E allora che Europa è? Quale Europa solidale abbiamo costruito? A scongiurare l'esercizio di questo spirito critico interviene allora un grande classico, no? Il grande classico della gestione paternalistica delle coscienze, e cioè il senso di colpa. Ma come? Porre in questione l'Europa, proprio questa Europa che fa tanto per noi con i suoi finanziamenti comunitari, quei finanziamenti che noi esseri inferiori, Untermenschen in tedesco, evidentemente non meritiamo questi finanziamenti, perché non siamo in grado nemmeno di spenderla questa cuccagna, e sì che sarebbe preziosa per recuperare il nostro colpevole ritardo. Anche questo discorsetto lo abbiamo sentito fare tante volte. Quanto siamo sbagliati noi italiani. Il libro di Romina Raponi viene opportunamente a colmare un vuoto, il vuoto della favoletta di Amicisiana, dei finanziamenti comunitari. Franti, tu uccidi l'Europa che ti eroga i finanziamenti comunitari. Orbene, questa favoletta non era ancora stata oggetto di un'adeguata valutazione scientifica, cosa che appunto Romina Raponi nel suo libro ha fatto, e lo ha fatto in modo scientifico. Abbiamo detto che non erano mancati testi più divulgativi, come quello di Mario Giordano, che esprime cenni di insofferenza verso il mito dei finanziamenti comunitari, destinati ovunque, non solo in Italia, a scopi dalla logica francamente non intellegibile in molti casi.
E tra l'altro in questo stesso testo di Mario Giordano, Non vale una lira, non era mancata anche la precisazione che noi non dovremmo affatto sentirci in colpa verso l'Europa, visto che in ogni caso siamo suoi contribuenti netti, ovvero le versiamo a spanne oltre 5 miliardi in più di quanti ce ne ritornino. Allora, riflettendo su quest'ultimo dato, cioè che noi anno per anno siamo contribuenti netti di questa Europa, possiamo fare questa riflessione, questo dato che colpisce, come colpiscono gli aneddoti sulla curvatura dei cetrioli e sullo zoo per coccodrilli in Danimarca, che sono oggetto dell'analisi di Giordano, questo dato però sui finanziamenti in fondo non dovrebbe sembrarci anomalo. L'Italia è, o meglio era, un paese relativamente avanzato nel consesso europeo e sarebbe quindi stato del tutto fisiologico che in un'ottica di comune e solidale percorso essa contribuisse in termini netti allo sviluppo degli altri paesi europei, cioè quelli meno avanzati. Cioè, stiamo parlando di solidarietà. Ma se si affronta il tema sotto questo profilo, purtroppo ci si rende conto che le cose stanno molto, ma molto peggio di come gli aneddoti sulla curvatura dei cetrioli e sullo zoo per coccodrilli ci fanno pensare, e stanno pure molto peggio di come ci fanno pensare i saldi negativi per cui noi siamo sempre contributori netti. Affrontiamo allora il problema sotto questo aspetto, quello della solidarietà, e chiediamoci: ma l'Europa nasce sotto il segno della solidarietà? Abbiamo già detto che purtroppo non è così, e questo traspare dalle scelte di articolare la politica di bilancio dei paesi dell'area dell'euro sul concetto di convergenza, intesa come rispetto di parametri di bilancio fissi e non di articolarla sul concetto di integrazione fiscale fra aree in espansione e aree in recessione, con i trasferimenti finanziari che questo comporterebbe in caso di integrazione fiscale, trasferimenti necessari per un equilibrato percorso di crescita comune. Di questi trasferimenti non c'è ombra. Di questi trasferimenti fiscali. Costringere paesi diversi ad avere la stessa politica di bilancio, cioè convergenza, è cosa ben diversa dal creare un meccanismo, un bilancio federale, che funga come negli Stati Uniti da camera di compensazione automatica degli squilibri macroeconomici fra gli stati federati. Questa è l'integrazione. L'approccio della convergenza, invece, e la crisi ce lo ha dimostrato, amplifica gli squilibri anziché compensarli, perché obbliga a tagli chi si trova in crisi, che è costretto a fare le famose politiche procicliche, cioè a fare politiche di austerità, e che sono politiche verso il basso, perché se fai l'austerità devi tagliare. E naturalmente chi sta bene, chi non deve fare queste politiche di austerità, si guarda bene dallo spendere per contribuire alla crescita comune, come fa la Germania, che non spende per poter perpetrare in eterno la sua politica mercantilista di bassi costi. E l'analisi di questo fenomeno ci fa capire
come i finanziamenti comunitari allora non sono concepiti con una finalità solidaristica, così come non esistono, diciamo, così come non esiste una integrazione fiscale fatta di trasferimenti da aree in espansione ad aree in recessione. Così i finanziamenti comunitari non sono concepiti come uno strumento solidaristico. Essi nascono, diciamo, teoricamente come strumento di compensazione degli squilibri fra paesi membri. E certamente lo strumento è di per sé imperfetto, perché questi finanziamenti comunitari sono esigui, perché sono legati unicamente a parametri dimensionali, cioè il peso del paese sul totale del PIL europeo, e non ai fondamentali macroeconomici, ad esempio il saldo estero. Quindi sono imperfetti perché sono esigui, perché sono legati unicamente a parametri dimensionali, perché sono a vocazione strutturale, non congiunturale, quindi incapaci di offrire protezione efficace contro gli shock avversi ed improvvisi, come quello della crisi Lehman Brothers. Ma pur essendo imperfetti, se fossero concepiti con intento solidaristico, potrebbero essere preziosi. In realtà, invece, mancando questo intento solidaristico, sono nella prassi un meccanismo di amplificazione degli squilibri e non di compensazione. E questa amplificazione interviene attraverso il ricorso che questi finanziamenti comunitari impongono attraverso il ricorso a due principi: il principio del cofinanziamento e il principio della condizionalità. Il cofinanziamento impone agli stati che intendano beneficiare dei fondi comunitari di aggiungere alla quota proveniente dall'Europa una quota di risorse proprie che vengono distratte da altri scopi, pur entrando poi ovviamente nel computo della spesa pubblica, e si realizza così un paradosso: chi vuole virtuosamente profittare della manna, tra virgolette, europea, deve, ahimè, mettere in conto di incrementare la propria spesa pubblica, a meno che non decida di tagliare altri servizi, magari una ricostruzione delle aree a rischio sismico. E allora, come mette in luce l'autrice del libro, molto spesso alla radice del mancato impiego dei fondi comunitari troviamo la mancanza di risorse per il cofinanziamento piuttosto che una tara genetica del popolo italiano o della sua pubblica amministrazione, secondo la linea interpretativa propostaci dai nostri gazzettieri. Quindi talvolta i fondi di cofinanziamento non ci sono e quindi non possono essere utilizzati i fondi comunitari. Ma soprattutto, dato che l'erogazione di fondi è articolata su cicli di programmazione pluriennale che vengono decisi in modo più o meno cooperativo nelle sedi europee, poiché appunto questa erogazione è stabilita per cicli, questi cicli non necessariamente o non interamente rispecchiano le imminenti priorità strategiche dei singoli paesi, o addirittura ignorano le necessità, le priorità strategiche dei singoli paesi, o addirittura le stravolgono, imponendo altre priorità, e quindi i finanziamenti arrivano in campi che non costituiscono le priorità. E quindi la
La conseguenza è che in realtà i fondi comunitari sono un meccanismo particolarmente subdolo di controllo da parte dell'Europa delle politiche di spesa dei Paesi membri. E allora arrivano finanziamenti, magari nel settore dell'energia, ma non nel settore della messa in sicurezza del territorio. E in questo settore, che riguarda appunto la protezione dagli eventi sismici, l'Italia non viene adeguatamente aiutata e protetta né attraverso i finanziamenti né attraverso le regole di bilancio che le impongono di non forare, di non sforare rispetto a certe soglie di spesa pubblica. E quindi esiste un condizionamento espresso dalle regole di Maastricht sul bilancio nazionale e vari condizionamenti impliciti espressi dai finanziamenti comunitari, dalle condizionalità che essi si portano dietro. C'è il condizionamento implicito, di cui abbiamo appena detto, per cui fondi comunitari sono destinati ad aree che non necessariamente rappresentano la priorità o la necessità urgente del paese, e poi esiste anche la condizionalità esplicita, e cioè l'erogazione delle risorse comunitarie viene subordinata non soltanto al reperimento delle risorse per cofinanziare i progetti, ma anche al conseguimento di obiettivi programmatici specifici. Insomma, ti do i soldi non solo se ci fai quello che dico io, non solo se ce ne metti su altrettanti, ma anche se hai fatto il bravo, dove fare il bravo per Bruxelles significa essenzialmente tagliare obiettivo incompatibile, come abbiamo già detto, con la richiesta di cofinanziamento. E a questo punto allora non stupisce che abbia espresso delle perplessità su questo meccanismo anche un economista pienamente allineato come Roberto Perotti, uno dei falchi della cosiddetta austerità espansiva, che è una contraddizione in termini. Uno dei falchi della cosiddetta austerità espansiva, il quale ha espresso perplessità circa il fatto che questa formula dei finanziamenti comunitari sia adeguata. L'uomo che è uno dei falchi della cosiddetta austerità espansiva, cioè dell'idea sponsorizzata dalla Commissione europea e dalla BCE che chi fa la cosa giusta, cioè taglia, verrà poi premiato dal mercato. Bene, anche un liberista di questa fatta, come Perotti, afferma che forse l'Italia risparmierebbe se invece di far circolare le somme via Bruxelles le spendesse direttamente in proprio. Perfino un Bocconi boy giunge a una conclusione che in sede politica abbiamo sentito articolare esplicitamente solo da Marine Le Pen, ma a porte chiuse da molti politici italiani. È chiaro allora che qualcosa non torna. Il testo di Romina Raponi si presenta quindi come una tappa importante per capire l'imbroglio di questi finanziamenti comunitari, di questa manna che ci viene dall'Europa e ci costringe a distruggere nella nostra mente, nei nostri cuori, il mito irenico ed escatologico dell'Europa che ci dà la pace e la prosperità, ci costringe ad un doloroso ma imprescindibile abbandono dell'europeismo, del dover essere perché ce lo chiede l'Europa,
ci costringe all'elaborazione di un lutto col quale dobbiamo fare rapidamente i conti allo scopo di evitare che più gravi lutti vengano a turbare in modo irrimediabile il percorso comune dei popoli europei.